Ciao a tutti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo le pappardelle che ho fatto qualche giorno fa con la salsa di noci, solo che non vi ho dato proprio tutta la ricetta. Per cui faccio queste pappardelle rustiche con uova e semola rimacinata. Per fare questa ricetta ci vogliono 3 uova e 300 g di semola rimacinata, un po' di acqua, un po' di sale. Tutto qua e cominciamo. Eccoci qua, adesso abbiamo messo la nostra semola rimacinata, adesso noi apriamo le uova una a una, due, a proposito vi piace il mio grembiulino? Me l'ha regalato mia sorella, è precisa identica a me, praticamente occhi celesti e capelli biondi. E poi volevo anche farvi vedere questa bella collanina. Guardate che bella che questa è proprio fresca fresca di regalo che mi ha fatto una grandissima artista. Oltre ad essere scrittrice è anche un'artista con la civetta portafortuna e quindi sarà un successo. Mettiamo la terza. Eccoci qua, abbiamo sbattuto bene bene le nostre 3 uova, le mettiamo al centro. Mettiamo un cucchiaino raso di sale fino e mescoliamo piano piano, cerchiamo di incorporare la farina. Eccoci qua, siccome l'impasto è ancora abbastanza asciutto, aggiungiamo un po' alla volta dell'acqua. Ma io vado un po' a occhio, ma comunque io l'aggiungo un po' per volta quando vedo che comincia a diventare più omogeneo e poi si crea la bella pallina bella elastica, allora la pasta è pronta. Comunque, piano piano incorporate un gocciolino d'acqua, un po' alla volta. Vedete come è bella, sta prendendo forma? Qui c'è della semola, si è rotto il sacchettino stamattina quando sono andata a fare la spesa. Allora, siccome ero stata in farmacia, ho messo questo sacchettino per non perderla tutta. Diciamo che se vogliamo fare una battuta, questa pasta è salutare. Eccoci qua, vedete, un bel panetto. Adesso noi lo facciamo riposare una mezz'oretta, un po' di semola sopra e della carta trasparente. Mezz'oretta e dopo lo lavoriamo. Eccoci qua, il nostro impasto è pronto. Adesso ho preso un pezzettino, lo sto lavorando. Mettiamo parecchia farina perché sennò si può attaccare al mattarello e cerchiamo di fare la sfoglia più fina possibile perché comunque è molto porosa visto che è fatta con la semola rimacinata e le uova, quindi tutto il sugo si impregnerà nella pasta. Eccola qua, adesso noi arrotoliamo su se stesso. Tagliamo le nostre pappardelle. Io non sono veloce come la signora Spismi, che adoro, soprattutto che adoro, perché è bravissima, è spontanea, mi piace un sacco. Eccole qua, srotoliamo. Mettiamo un altro po' di farina di semola. Allora, se la mettete a bollire, se è fresca la fate andare dal momento che viene su a galla 3-4 minuti, se invece la fate seccare la fate andare anche 8-9 minuti. Ecco, adesso tiriamo un altro pezzettino e lo lavoriamo. Eccole qua, le mie pappardelle con semola rimacinata e uova rustiche sono pronte da lessare. Se le fate da fresche 4 minuti dal momento che bolle l'acqua, se le fate da secche 9-10 minuti. Poi naturalmente sta a vostro gusto se le volete a denti oppure no. Eccole qua, pappardelle rustiche. Vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube.
cliccate Vispa Teresa, cliccate la campanella e io vi terrò sempre aggiornati. Io adesso vi mando un bacio, alla prossima, ciao!